Vincenzo Montella scrive la storia del Siviglia, vince 2-1 nel tempo sacro del Manchester United e fa qualificare il club spagnolo, per la prima volta nella sua storia, ai quarti di finale di Champions League. A decidere la partita è stato il franco-tunisino Ben Yedder che nel giro di 4 minuti ha permesso agli andalusi di mandare coi Red Devils a parsi stanchi e impacciati. Il gol di Lukaku nel finale ha reso solo meno amaro il punteggio finale. Il Siviglia di Montella si qualifica dunque con grande merito alla fase successiva di Champions, mentre lo United esce fuori clamorosamente al termine di una doppia sfida nella quale ha meritato di non passare il turno. Mourinho è uscito dal campo scuro in volto, questa eliminazione precoce dalla competizione non piacerà affatto alla famiglia Glazer. La cronaca: lo United parte benissimo con Lukaku che va due volte vicino al gol tra il secondo minuto e il quinto minuto, nella prima occasione la mette fuori di destro mentre nella seconda viene anticipato da Lenglet. Al sesto minuto Lingard batte una punizione insidiosa ben controllata da Rico Correa, al decimo minuto, di testa sul corner battuto da Banega per poco non fa l'1-0. Il Siviglia continua a premere dopo qualche conclusione sballata di Correa e Vázquez va al tiro con Muriel al 27esimo minuto, la sua conclusione termina fuori di poco. Fellaini, al 38esimo minuto, chiede il triangolo a Sanchez che gli restituisce il pallone e va al tiro, Rico la mette in angolo. Nella ripresa, al 48esimo minuto, Correa si inceppa in area di rigore dello United e viene recuperato alla grande dalla scivolata di Bailly. Rico al 52esimo minuto salva tutto con un bell'intervento sul destro di Lingard. Pogba al 72esimo minuto prova un tiro a giro di sinistro ma la sua conclusione termina fuori di poco alla destra di Rico. Montella inserisce Ben Yedder che lo ripaga con il gol dell'1-0 al 74esimo minuto, palla dentro per il neo entrato che con il destro non lascia scampo a De Gea. Al 78esimo minuto il francese di origine tunisina cala il 2-0 di testa con la complicità di un non impeccabile De Gea. Nel finale ancora Correa impegna il portiere spagnolo ma si resta su 2-0. Lukaku si divora l'1-2 all'81 minuti ma due minuti dopo riesce ad accorciare le distanze con un sinistro da dentro l'area di rigore. Nel finale il forcing finale dello United non produce niente ed anzi al 91esimo minuto Ben Yedder si divora il 3-1 facendosi ipnotizzare da De Gea. La statistica chiave in una sfida equilibrata è stato un cambio a far svoltare il match. Ben Yedder in 4 minuti ha permesso al Siviglia di qualificarsi ai quarti. Ottavo gol in Champions in questa stagione per il francese. Il tweet da non perdere: il migliore Wissam Ben Yedder. Montella gli preferisce Muriel e sinceramente non si capisce il perché. Bastano 2 minuti al 27enne di origini tunisine per spaccare la partita segnando l'1-0, fortunato sul raddoppio ma bravo a crederci. De Gea gli nega la gioia di portarsi via il pallone. Decisivo il peggiore Eric Bailly gioca una partita impeccabile fino al minuto 74 minuti quando decide di lasciare 2 metri a Ben Yedder che porta avanti il Siviglia. Errore imperdonabile per un difensore dalle sue qualità. Colpa grave il tabellino Manchester United, De Gea, Valencia, 77 minuti Mata, Smalling, Bailly, Young, Fellaini, 60 minuti Pogba, Matic, Rashford, Lingard, 77 minuti Martial, Sanchez, Lukaku, Siviglia, Rico, Mercado, Lenglet, Kjaer, Escudero, Nonzi, Banega, Sarabia. Vázquez, 87 minuti Pizarro, Correa, 89 minuti Jace, Muriel, 72 minuti Ben Yedder, reti, 74 minuti e 78 minuti Ben Yedder, M, 84 minuti Lukaku, M, ammoniti, Banega, S, Correa, KS, Sarabia, KS, Rashford, M, Ben Yedder, S.